amici. Vogliamo che il tempo passi in fretta. Vogliamo di nuovo sorridere insieme. Esatto, ci mancano i nostri professori, ci mancano i compagni. Le nostre mattinate sono occupate dalle video lezioni, ma le chiassose lezioni in classe sono tutt'altra cosa. Esattamente, il mondo diciamo che sembra un po' essersi fermato, no? Ma noi non ci siamo fermati. E vogliamo anche accelerare il tempo. Vogliamo tornare subito a riabbracciarci, a stare insieme. Esatto, anche perché diciamo che per un po' è necessario stare a casa. E tu, come stai trascorrendo la quarantena? E questa è la domanda che vi abbiamo fatto e vi abbiamo chiesto di realizzare un timelapse in cui ce lo fate vedere. Perché un timelapse? E perché non avendo a disposizione la macchina del tempo di Ritorno al Futuro, dobbiamo usare i mezzi tecnologici che abbiamo per velocizzare il tempo. Il timelapse è proprio uno di quelli. Beh, perché insomma il timelapse ha la possibilità di accelerare i fotogrammi dei nostri video e quindi usciranno sicuramente dei video più veloci. Perfetto, allora, iniziamo con la presentazione del primo timelapse. Gabriele, devi sapere che passiamo anni e anni a studiare i versi di Dante, a perderci dietro intricati ragionamenti di fisica, di matematica, appresso alle consecutio temporum. Vero, verissimo. Però a Martina è venuta l'idea di mettere in pratica queste conoscenze. Vediamo allora qual è il risultato della sua prova di realtà. Insomma, dalla ragazza del treno alla ragazza del trattore è proprio un attimo, devo dire. Sì, ma se non hai un trattore per passare il tempo, come puoi impiegare questa quarantena? C'è sempre qualcuno, qualcosa che ti aspetta, no? È lì da chissà quanto tempo, e poi ogni volta che tu passi, quella cosa ti chiama e ti saluta. Sì. Magari hai dentro quest'anima che vuole uscire e quindi sta aspettando proprio questi momenti per esplodere. Così come è successo a Ginetta, che si è riscoperta Giovanni Mucciaccia. È l'IKEA che va da momento. Magari poi ci va pure col trattore, no? All'IKEA. Ah, bella battuta, Franci. Continuate quindi a mandarci i vostri timelapse, perché i più belli saranno pubblicati sull'ecosimo.it e sui canali social di portalecce.it. E un saluto anche ai nostri primi spettatori. Ci vediamo presto, perché noi facciamo presto.